La partecipazione dell'area mediterranea alle catene globali del valore, che rappresentano il modello di geografia della produzione prevalente, un po' spinto da quella che viene chiamata seconda separazione, seconda fase della globalizzazione, è piuttosto limitata, a questa caratteristica se la confrontiamo con altre aree come l'area asiatica, dove le catene globali del valore sono molto dense, soprattutto i legami regionali. Invece le relazioni nord-sud del Mediterraneo sono caratterizzate da un'elevata frammentazione, una scarsissima densità delle relazioni tra i paesi della sponda sud, anche per motivi di instabilità geopolitica, conflittuale, una considerazione di natura storica, ma anche le relazioni, tra i principali Le principali potenze economiche della sponda nord, mi riferisco alla Francia, all'Italia e alla Spagna, con i paesi del Mediterraneo sono molto deboli. Per dare un'idea, il fatto 100, l'export dei paesi del Mediterraneo in valore, solo 4,5 euro rappresentano, valore aggiunto che proviene da altri paesi del Mediterraneo. Quindi legami che sono molto deboli, antistorici se vogliamo, no? Il Mediterraneo è stato per un lungo periodo una rete densa di legami di natura commerciale. Perché questo? Una dei problemi, ne abbiamo discusso oggi qui all'Università di Bari, è che il processo ambizioso di partenariato euro-mediterraneo, che è partito appunto dal processo di Barcellona nel 1995, non ha trovato un'ampia realizzazione. Si è fermato e si è fermato soprattutto negli ultimi anni, sotto la spinta anche delle pressioni politiche domestiche, no? Che hanno fatto prevalere la posizione di barriere piuttosto che di ponti tra i paesi del Mediterraneo. Una considerazione importante è che questo approccio di politica estera e di conseguenza di politica economica è molto costoso, soprattutto in virtù di quello che sarà nei prossimi decenni il periodo di forte espansione dell'economia africana, che rappresenta quindi un'opportunità importante, oltre che essere vista come una minaccia, può essere vista come una grande opportunità di sviluppo nella costa sud e di rafforzamento della cooperazione a beneficio delle comunità dei popoli, inclusa la nostra Unione Europea.